Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar. Si tratta del secondo webinar del ciclo di incontri iniziato lo scorso 27 maggio e dedicato alle linee guida in materia di sportello unico per le attività produttive approvate dalla Regione Campania. Ricordo che questo ciclo di incontri è organizzato dal Centro di Competenza Regionale a supporto delle attività del SURAP, appunto della Regione Campania. Il terzo incontro è previsto per il 24 giugno e sarà dedicato prevalentemente alle risposte alle vostre domande. Quindi se avete delle domande da porre ai relatori per il webinar del 24 giugno, potete scrivere a ponsemplificazione@chiocciolaformez.it entro il 14, lunedì 14, 14 giugno. Sarà possibile iscriversi a questo terzo webinar, appunto quello del 24 giugno, sempre su Eventi PA a partire dalla fine della settimana prossima. Io sono Onorina D'Agostini, vi darò del Formez PA e vi darò un supporto nel corso di questo incontro. Farò una veloce introduzione prima di lasciare la parola ai relatori di oggi. Questo incontro si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato al Formez PA appunto di attuare il progetto. Queste sono le tematiche che sono state trattate nel corso dei webinar e dei seminari attinenti appunto al progetto stesso e questa infografica riporta invece il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31 dicembre 2020. Anche questa infografica riporta appunto il numero dei partecipanti per regione. Qui invece sono evidenziati gli enti di appartenenza dei partecipanti e agli enti di appartenenza dei partecipanti per regione. Qui sono elencate le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020, le scorriamo insieme. Sono state realizzate 126 attività di formazione tra seminari e webinar con 30.023 partecipanti e 2.100 amministrazioni. Sono stati costituiti 7 centri di competenza regionali presso le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e reti di esperti con comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Sono invece i temi per webinar e focus che sono stati realizzati nei mesi di novembre e dicembre 2020 e che sono stati la cui progettazione, programmazione e realizzazione è stata curata appunto dai centri di competenza. Questi temi sono il procedimento unico all'interno del SUAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e norme regionali di semplificazione. Questi sono invece i temi dei webinar in programma: norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e infine sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Questi sono i centri di competenza pienamente attivi, sono quelli delle regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna.
E quindi il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione. E i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione, sia per la gestione di procedure complesse. Questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati: analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e strumenti a supporto della semplificazione. Manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. Dunque, quindi i centri di competenza si sono rivelati strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA dove potete trovare tutti gli eventi che sono stati realizzati nell'ambito del progetto. E qui invece sono elencati tutti i webinar realizzati con la Regione Campania dal 27 maggio 2021 al 27 maggio 2020 e qui sono elencati i webinar invece sui SUAP dal 27, anche qui dal 27 maggio 2021 fino al 27 maggio 2020. Veniamo alla giornata, all'incontro di oggi. Dopo la mia introduzione lascerò la parola ai relatori di stamattina, che sono Giuseppina Russo e Riccardo Roccasalva, entrambi esperti di semplificazione del Formez PA. Alle 11, come di consueto, lasceremo uno spazio alle risposte alle domande che potete porre in chat e alle 11:30 è prevista la chiusura. Queste sono le tematiche che i relatori tratteranno: il procedimento automatizzato, presentazione delle istanze, verifiche e controlli, il procedimento unico ordinario e la conferenza di servizi, la variante urbanistica sul progetto. Vi ricordo appunto che potete porre le vostre domande in chat ai relatori e questa sessione, come di consueto, sarà registrata e la registrazione e le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Prima di lasciare la parola alla relatrice, dottoressa Giuseppina Russo, vi ricordo per quanto riguarda gli attestati di iscrizione che questi vengono rilasciati a quanti si sono chiaramente iscritti al corso, al webinar e hanno seguito almeno il 20% e saranno disponibili questi attestati nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. Ed è possibile scaricare gli attestati di iscrizione in maniera autonoma. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Russo, a cui chiedo di attivare microfono e Eccomi. webcam. Provvedo, buongiorno dottoressa, provvedo Buongiorno. a proiettarne la presentazione. Buon Buongiorno. lavoro, buon Grazie. webinar. Allora, buongiorno a tutti. Prima attesa delle slide, volevo soltanto, diciamo, molto brevemente accennarvi agli argomenti che sono stati trattati nel webinar del 27 maggio, il primo webinar che ha avuto ad oggetto appunto le linee guida SUAP in materia di sportello unico, realizzate e approvate dalla Regione Campania. Il dottor Roccasalva nel webinar precedente ha trattato gli aspetti generali dell'istituzione, della sua collocazione all'interno, diciamo, del SUAP, all'interno dell'amministrazione comunale, diciamo, i rapporti che la struttura, l'ufficio SUAP ha con gli altri uffici presenti all'interno dell'amministrazione comunale e il rapporto con gli enti esterni e gli enti terzi e la parte relativa praticamente anche al rilascio, più che al rilascio, alla trattazione del rapporto SUAP e SUE per quanto riguarda la gestione del titolo abilitativo edilizio quando questo afferisce appunto alle attività produttive. Il dottor Agostinelli, responsabile di Infocamera, invece ha presentato tutti i servizi messi a disposizione dalla piattaforma camerale per, diciamo, l'Infocamera, il portale www.impresenunogiorno.gov, che diciamo, quindi tutti i servizi che sono a disposizione per i SUAP che sono in convenzione o in delega con le Camere di Commercio.
Oggi, come diceva la dottoressa, entreremo nel merito della trattazione invece dei procedimenti amministrativi. Vi ricordo ancora una volta, prima di, proprio di entrare nella trattazione dell'argomento, che risponderemo certamente in chat alle domande, diciamo, per quello che è possibile subito rispondere. Però ecco, vi invito, visto che ci sarà il terzo webinar di conclusione di questo ciclo, a poter esporre i vostri casi, diciamo, e trasmetterli all'indirizzo che la dottoressa D'Agostini adesso vi ha già accennato e vi proietterà appunto nella chat, per cercare di essere quanto più, diciamo, esaustivi, anche, diciamo, indicando riferimenti normativi che ci permetteranno in qualche modo di poter trattare diffusamente appunto il quesito proposto. Vi prego, ecco, di inviarli entro il 14, perché chiaramente dobbiamo avere il tempo, io e il dottor Rocca Salva, di poter analizzare, preparare le slide ed essere appunto pronti per il webinar del 24. Come dicevo prima, oggi tratteremo io tratterò il procedimento automatizzato d'articolo 5, e mentre il dottor Rocca Salva tratterà successivamente il procedimento ordinario, un procedimento unico ordinario d'articolo 7 alla variante urbanistica d'articolo 8. Come vedete nella mia prima slide, vi ho diciamo, scritto appunto che questo procedimento, diciamo, è ricco di una serie di diciamo, lo tratteremo analizzando quelle che sono le indicazioni operative che abbiamo cercato di trasferire in questo documento, indicazioni operative per la standardizzazione delle fasi che caratterizzano il procedimento automatizzato. Sono indicazioni operative che dall'alto sono state desunte un po', diciamo, da quella che ormai è la prassi che si è, diciamo, definita a 10 anni di distanza dall'entrata in vigore del DPR 160. Presso molte amministrazioni, diciamo, quindi anche rispetto a quelli che sono, come dire, i risultati dei nostri incontri di formazione, dei nostri confronti fatti con i vostri colleghi, e dall'altro lato sono delle indicazioni che sono desunte da quella che è, diciamo, l'analisi della legge speciale, che appunto è il DPR 160, e per tutto quello che non è previsto nella legge, diciamo, speciale, va invece analizzato e va, come dire, contestualizzato anche in combinato disposto con quella che prevede la legge generale sul procedimento amministrativo, che è la legge 241 del 90. Quindi tutto quello che non è contenuto in una parte si evince, diciamo, dalla legge generale, e appunto, diciamo, per quanto riguarda, non so, il rispetto dei tempi, per quanto riguarda, diciamo, i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, per quanto riguarda proprio, ecco, quello che è previsto nell'articolo 19, nell'articolo 19 bis per la SCIA, appunto della legge 241 del 90, e poi ecco anche la conferenza di servizi che tratterà praticamente il dottor Rocca Salva, appunto diciamo, nella parte del procedimento unico ordinario. Parleremo, quindi tratteremo che cosa in realtà tratteremo, ecco, diciamo, la presentazione della SCIA, ma soprattutto ci soffermeremo su quella fase, diciamo, ecco, dei controlli che devono essere fatti, delle verifiche, dei controlli che devono essere fatti, diciamo, appunto sulla documentazione, sulla segnalazione che è stata presentata. I probabili vizi che possono presentarsi, diciamo, all'atto di una presentazione di una SCIA, quindi i casi di recivibilità, inammissibilità e improcedibilità, è quello che, diciamo, ne deriva dall'esito dei controlli e le eventuali proposte di provvedimenti. La legge speciale dell'articolo 5 del DPR 160 stabilisce che nei casi in cui per l'attività produttiva e di prestazioni di servizi sono soggetti, quindi l'avvio e l'esercizio di questa attività sono soggetti alla disciplina della SCIA, questa segnalazione va presentata al SUAP, diciamo, territorialmente competente, dove appunto si esercita l'attività. La SCIA è stata introdotta, molto brevemente, soltanto ecco un accenno alla SCIA, è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legge 78 del 2010, che ha definito un po' quello che era, diciamo, una maggiore certezza sui procedimenti amministrativi. Oltre a quelli previsti per silenzio assenso, abbiamo i procedimenti che hanno un avvio immediato dell'attività,
e poi abbiamo i procedimenti che sono soggetti ad autorizzazione espressa. L'istituto è stato molto spesso, cioè un po' sempre soggetto a delle, diciamo, delle modifiche, anche se poi la modifica, quella più importante, è avvenuta, diciamo, con la legge 124 del 2015, la cosiddetta riforma Madia, che ha effettivamente completato il percorso di riforma dell'istituto della SCIA. Intanto la legge ha portato delle modifiche proprio alla legge generale sul procedimento amministrativo, ma quello che ha definito e concretizzato questo processo di riforma dell'istituto sono stati i decreti attuativi della legge Madia, e cioè il decreto legislativo 126 e 222, precisamente quello che viene definito SCIA 1 e SCIA 2. In particolar modo, questi decreti attuativi sono improntati nel rispetto del principio della certezza delle regole che devono essere seguite quando si va ad avviare un'attività produttiva, quelli che sono i regimi ad essi applicabili, quindi le procedure, i tempi certi, l'unico sportello a cui rivolgersi, quindi l'unicità del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'utente esterno, il cittadino, e il principio secondo cui le amministrazioni devono chiedere una sola volta. Quindi quello che si è concretizzato appunto nella concentrazione dei regimi amministrativi. Inoltre poi c'è la modulistica unificata e standardizzata che è stata approvata proprio negli anni tra il 2017 e il 2019 dagli accordi in conferenza unificata, che hanno, diciamo, definito una parte di quei modelli, diciamo, dei modelli, dei procedimenti che sono stati riportati nella tabella A allegata al decreto legislativo 222, che è un altro decreto che completa tutto quello che è il percorso di definizione dei procedimenti che sono soggetti a silenzio assenso, quelli che sono soggetti a SCIA o comunicazione, e quelli che sono soggetti ad autorizzazione espressa, definendo appunto i regimi applicabili per ogni procedimento, diciamo, la concentrazione dei regimi amministrativi. Per tutti quelli che ancora, diciamo, per i procedimenti per i quali ancora non è stata fatta la modulistica, la nuova agenda della semplificazione 2020-2023, diciamo, prevede tra le attività il completamento della realizzazione della nuova modulistica. La parte più significativa dove sta invece, diciamo, in questi decreti attuativi e soprattutto nel 126, sta nell'introduzione dell'articolo 19 bis nel corpo della legge 241 del 90, che ha introdotto due nuovi istituti, la SCIA unica e la SCIA condizionata. La SCIA unica è quella, diciamo, istanza che si presenta quando per l'esercizio dell'attività io ho necessità, diciamo, all'avvio stesso dell'esercizio dell'attività di dover presentare altri, diciamo, segnalazioni, comunicazioni e notifiche. Quindi mi posso trovare nel caso di avere più segnalazioni contemporaneamente o segnalazioni e notifiche contemporaneamente, e quindi senza fare, diciamo, senza mettere diciamo, il cittadino nella condizione di far presentare, di avere più contatti e presentare più segnalazioni, è possibile presentare un'unica, diciamo, SCIA, appunto SCIA unica, e diciamo che viene presentata allo sportello unico, e questa SCIA unica poi viene, diciamo, trattata, viene tutti gli allegati e la documentazione sono trasmessi alle amministrazioni per fare le proprie verifiche. Siamo sempre nell'ambito di quella situazione, diciamo, in cui si tratta di attività liberalizzate per i quali non è necessario un provvedimento espresso, ma sono necessarie soltanto le verifiche, appunto, e i controlli da parte delle amministrazioni. Un istituto più innovativo è sicuramente la SCIA condizionata. Stiamo nella situazione in cui per l'esercizio di un'attività, oltre al titolo abilitativo che mi permette di esercitare quell'attività, io ho necessità, per esempio, anche di un'autorizzazione. Può essere, per esempio, un'autorizzazione in materia ambientale. In questo caso qua, siccome io ho necessità di avviare l'attività, che ho anche già questa autorizzazione, che cosa succede? Non possiamo avviare immediatamente l'attività perché ho necessità di questa attività, di questa autorizzazione. Allora presento una SCIA condizionata. In questo caso, anziché l'utente che si deve interessare di ottenere questa autorizzazione, è lo sportello unico, il responsabile dello sportello unico, che indice ed eventualmente convoca la conferenza di servizi per l'acquisizione di quelle autorizzazioni che non graveranno più, diciamo, sul cittadino, ma appunto sull'amministrazione procedente, che può essere il SUAP o il SUE. Vediamo cosa succede all'atto della presentazione della SCIA.
La SCIA deve essere presentata telematicamente allo sportello unico e lo sportello unico a ricevimento della SCIA non deve richiedere nessun parere alle amministrazioni o agli enti coinvolti, ma inviare la documentazione alle amministrazioni coinvolte perché queste possano poter esercitare il potere ordinario di verifiche, cioè di andare a valutare la conformità rispetto a quando è stato dichiarato nella SCIA, rispetto a tutto, diciamo, quando viene dichiarato anche negli allegati che compongono la SCIA rispetto ai presupposti di legge e di regolamento richiesti. Quindi non deve essere richiesto un parere perché il parere è tipico proprio di un, come dire, di un atto istruttorio e decisorio che provvede diciamo, all'emissione di un provvedimento finale, quindi è tipico di un procedimento autorizzatorio, ma la SCIA non necessita alcun atto diciamo, abilitante perché l'attività può essere avviata all'atto della presentazione della stessa. Mi soffermo su questo perché molto spesso i vostri colleghi pongono appunto il quesito che tipo di provvedimento, che tipo di deve parere deve rilasciare il suo appallato della presentazione della SCIA. Quindi non vi è nessun provvedimento. Ma all'atto della presentazione della SCIA, il SUAP viene che deve essere presentata appunto, diciamo, telematicamente e deve essere diciamo, rilasciata anche per via telematica una ricevuta. Questa ricevuta ha due finalità. Da un lato permette, come prevede l'articolo 19,2 della legge 241 del 90, di avviare l'attività o l'intervento nel momento in cui è stata rilasciata la ricevuta, dall'altro permette, diciamo, il decorso del tempi del procedimento automatizzato, cioè iniziano a decorrere i famosi 60 giorni quando ci troviamo nel caso di una SCIA amministrativa o i 30 giorni nel caso appunto di una SCIA edilizia. Che cosa diciamo, è intervenuto anche a chiarimento nel 2011 il decreto interministeriale ha precisato che, secondo me, stavamo in una fase che, seppur si parla di telematica, noi sappiamo che sul territorio nazionale diciamo, i SUAP hanno una loro istituzione che è variegata. Ci sono SUAP in convenzione in deroga con le Camere di Commercio che utilizzano la piattaforma telematica messa a disposizione dal sistema camerale. Ci sono SUAP autonomi che praticamente possono, per esempio, utilizzare, qualora la Regione lo permetta, un sistema informatico, una piattaforma telematica messa a disposizione della Regione. Il caso per esempio della regione Sardegna, della regione Calabria e di altre regioni, oppure possono essere dotati di una propria piattaforma telematica. Ma diciamo in fase di nel 2011, quando ancora non c'era questa diffusa, diciamo, a disposizione questi strumenti telematici, il decreto interministeriale ha stabilito che appunto in attesa che i SUAP si possano dotare di una piattaforma telematica per la verifica telematica e per il rilascio della ricevuta diciamo, telematicamente, può essere utilizzata come ricevuta valida quella rilasciata attraverso la posta elettronica certificata. Quindi anche questa ricevuta permette di poter avviare l'intervento praticamente diciamo, all'atto del rilascio appunto attraverso la posta elettronica certificata. Se la ricevuta contiene anche tutte quelle che sono le indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 241 del 90, questa ricevuta vale anche come comunicazione di avvio del procedimento. Voglio ricordarvi che col decreto semplificazione 76 del 2020 l'articolo 8 ha diciamo, subito delle piccole modifiche. L'obiettivo di questo decreto era quello di sancire definitivamente l'uso della telematica diciamo nel rapporto che esiste tra pubblica amministrazione e cittadino, quindi come quello che prevede, come dire, fissando quando prevede anche l'articolo 3 bis della legge 241 del 90, cioè che i rapporti diciamo, tra le amministrazioni e nella gestione di un procedimento amministrativo, i rapporti tra le amministrazioni e tra l'amministrazione e il cittadino devono avvenire attraverso praticamente appunto l'utilizzo di, diciamo, di sistemi informatici e telematici. Ecco perché appunto la modifica ha riguardato l'introduzione diciamo, quindi oltre all'unità organizzativa competente nella comunicazione di avvio del procedimento, deve essere indicato anche il domicilio digitale dell'amministrazione. Quindi l'eventuale indirizzo PEC, PEO, il sito internet utilizzato, il punto di accesso telematico, le altre modalità telematiche per poter prendere visione di quelle che sono le informazioni e diciamo,
diciamo, l'accesso al fascicolo informatico. Quindi realizzare quella, come dire, quella interoperabilità e quella integrazione di tutte le informazioni tra le pubbliche amministrazioni. Inoltre, diciamo, per quanto riguarda poi la collezione dei file e la presentazione della documentazione, questo è contenuto, diciamo, bisogna rispettare quelli che sono i contenuti previsti dall'allegato tecnico al regolamento. Ancora il decreto interministeriale chiarisce che se per esempio, diciamo, questi sistemi informatici possono subire un'interruzione per 3 ore consecutive durante, diciamo, l'orario lavorativo, è possibile presentare, diciamo, tutta la documentazione in formato cartaceo, appunto via fax, però a condizione che entro i 5 giorni dal venir meno della causa la documentazione deve essere inviata sempre e comunque telematicamente, indicando gli estremi del protocollo che sono stato già assegnato oppure gli estremi della trasmissione. Nel caso in cui i portali telematici non supportano dei file che hanno una particolare dimensione, una particolare estensione, è possibile presentare questa documentazione in CD o con un CD-ROM o un DVD a condizione che venga accompagnato da una dichiarazione che illustri la motivazione del mancato invio telematico. Vi dico questo perché deve essere chiaro che il procedimento si intende avviato quando al SUAP è stata consegnata l'istanza e tutta la documentazione che co praticamente comprende quell'istanza, quindi tutti gli allegati che comprendono quell'istanza. Quindi sinteticamente abbiamo visto la prima fase, quella di presentazione dell'istanza. Vediamo cosa succede e quindi sono proprio la fase della verifica e dei controlli che devono essere fatti all'atto della presentazione appunto della SCIA. Vi è una prima fase diciamo che deve essere fatta immediatamente da parte del SUAP di verifica formale, poi la vedremo nel dettaglio, che può essere diciamo positiva, ma anche appunto possono presentarsi delle situazioni di negatività sin dal momento della presentazione e quindi in quel caso diciamo bisogna valutarsi e dichiarare appunto irricevibile la SCIA che è stata presentata. L'articolo 5 al comma 4 stabilisce che il SUAP al momento della presentazione della SCIA verifica con modalità informatica la completezza formale della segnalazione dei relativi allegati e dice in caso di verifica positiva rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica tutti gli allegati agli enti competenti. Da una prima lettura della norma, e molto spesso anche i vostri colleghi, diciamo, pongono questo quesito: allora la verifica positiva, la ricevuta viene rilasciata soltanto in caso di verifica positiva? No, diciamo, su questo interviene e chiarisce che l'articolo 18 bis, che dice appunto che dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni è rilasciata immediatamente anche in via telematica questa ricevuta e le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni con i loro effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Quindi, se da una lettura, diciamo, può sembrare che questa ricevuta venga rilasciata soltanto in caso di verifica positiva, non è così. Diciamo, la norma va compresa che in caso di verifica positiva, che cosa succede? Il SUAP immediatamente, diciamo, per quello che è possibile fare in una prima verifica formale, può effettivamente inviare tutta la documentazione agli enti competenti. Però che cosa succede? Siccome noi sappiamo che stiamo in una situazione già di avvio di attività e di esercizio dell'attività, poi si possono succedere quei vizi che diciamo presenta appunto la SCIA. Può essere per esempio il caso di una SCIA che manca di tutta quanta la documentazione o anche il caso che è stata presentata una SCIA per un'attività invece in quale era necessaria un'autorizzazione espressa. Quindi sin da subito il SUAP può praticamente bloccare diciamo, l'efficacia di quella SCIA e quindi diciamo ecco come dire già stoppare il procedimento quando questo risulta praticamente appunto viziato sin dall'inizio. Quindi a questo punto ecco, noi abbiamo due tipologie di controlli che devono essere fatti. Un controllo di tipo documentale che può essere suddiviso praticamente tra una prima verifica formale. Queste sono indicazioni, ripeto, che noi stiamo dando e che abbiamo trasferito appunto nelle linee guida, ma sono appunto delle indicazioni operative che permettono in qualche modo di poter dire di standardizzare la fase, di darsi anche un metodo praticamente nella valutazione, anche proprio come di darsi un metodo di lavoro.
E poi vi è la vera e propria, diciamo, corpo delle verifiche di merito che devono essere fatte appunto dalle amministrazioni competenti. E poi vi è un controllo ispettivo che deve essere fatto in loco, che diciamo, questo viene, come dire, stabilito praticamente anche dalle norme, diciamo, di riferimento. Allora, che cosa significa quindi verifica formale che deve fare il SUAP nel, diciamo, all'atto della presentazione nel breve tempo possibile? Significa andare a controllare la completezza della SCIA e la sussistenza dei requisiti essenziali. Può accadere praticamente, quindi ci può essere l'esito positivo e tutto procede, quindi si inviano la documentazione alle amministrazioni, ci possono essere dei, diciamo, riscontro di omissione o di carenze ritenute sanabili, oppure i classici irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità. Che cosa succede? Che cosa significa andare a valutare la sussistenza degli elementi essenziali della pratica? Fondamentalmente il SUAP, diciamo, il responsabile SUAP, chiaramente non è che può conoscere tutte le materie e quindi tutti quelli che sono gli allegati e le documentazioni che devono essere presentati. Il SUAP, diciamo, può fare soltanto una verifica di, diciamo, formale, appunto, di verificare che la pratica, l'istanza che è stata presentata è corretta, è completa, è coerente nella compilazione di quelli che sono gli elementi essenziali della modulistica, c'è l'effettiva presenza delle assicurazioni quando queste sono richieste e la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per permettere alle autorità competenti di poter fare le proprie verifiche di conformità. Non si entra nel merito di quelle che sono i contenuti dei documenti allegati, perché quello si fa nelle verifiche di merito e spetta alle amministrazioni competenti. Molto spesso qualcuno di voi, diciamo, dice, qualche vostro collega dice: ma se io già ho un portale telematico che mi permette di fare questa verifica, perché la devo fare io come responsabile SUAP? Il portale telematico è uno strumento che chiaramente quando più avanzato, perché in molti casi ti permette, diciamo, ti fa andare avanti solo se hai compilato determinati cambi e quindi, diciamo, sicuramente ti aiuta nella gestione, diciamo, del procedimento. Però è chiaro che se per esempio io quando mi chiede un allegato metto un allegato vuoto, a questo livello, diciamo, lo strumento informatico non è, diciamo, come dire, non è scende nel livello di valutazione del contenuto della presenza di quell'allegato. Quindi quando più si ha uno strumento informatico, quanto più, diciamo, sofisticato, chiaramente aiuta il lavoro del responsabile SUAP, però comunque ecco la verifica formale deve essere comunque fatta, è una fase obbligatoria e tempestiva che deve essere fatta in un breve tempo possibile, perché dobbiamo ricordarci che chiaramente noi stiamo già in un esercizio di attività diciamo in corso e deve essere fatto sulla totalità delle SCIA. Che cosa succede quando ci sono delle omissioni o carenze ritenute sanabili? La possibilità di poter regolarizzare la pratica. Vi dico subito quello che in alcuni casi viene chiamato come soccorso istruttorio. Su questo la norma, diciamo, non prevede questa regolarizzazione della pratica, però nella prassi applicativa ci sono amministrazioni che hanno comunque, diciamo, ritengono che prima di dichiarare ricevibile appunto una SCIA che però risulti coerente dal punto di vista carente, che risulti carente dal punto di vista formale, occorre dare sempre la possibilità al privato di poter correggere e integrare la documentazione, mentre ci sono delle amministrazioni che provvedono direttamente a dichiarare ricevibile la SCIA. Questo perché, per esempio, nel caso, diciamo, dell'AVA ci sono delle norme regionali che hanno stabilito, per esempio, quali sono i casi di ricevibilità, diciamo, dettando proprio quali sono le condizioni, l'assenza, per esempio, di determinati allegati, determinate documentazioni, dichiarano appunto l'irricevibilità, mentre ci sono delle amministrazioni che dicono: se per esempio c'è un documento che non è una fotocopia, che non è chiara nella lettura, o una planimetria che non è chiara, sono comunque delle situazioni che io posso sanare subito, perché non è che mi richiedono tanti giorni, perché dobbiamo sempre tener conto che questa regolarizzazione deve essere fatta nel breve tempo possibile per poter lasciare le amministrazioni competenti per le proprie il tempo necessario per le verifiche di merito. Allora provvedono praticamente a poter richiedere questa regolarizzazione. E una volta completata, diciamo, la regolarizzazione, tutta la documentazione viene trasmessa appunto alle amministrazioni competenti. Ci sono invece dei casi che risultano essere viziati sin dalla presentazione dell'istanza. Per esempio, devo dichiarare ricevibile una pratica quando, se ho richiesto la regolarizzazione, questa regolarizzazione non è stata effettuata, o quando ci sono delle omissioni o carenze formali ritenuti non sanabili.
Noi chiaramente abbiamo dato delle indicazioni di massima a titolo esemplificativo, per esempio l'assenza di elementi necessari che ti permettono di poter fare quella verifica di merito e valutare se quella pratica risulta conforme a quanto prevede la norma. Quindi è incompleta, è incoerente nella compilazione degli elementi essenziali della modulistica, mancano gli allegati, mancano tutti i documenti che sono richiesti, quindi a questo punto diciamo è una pratica che chiaramente io è come se sto trasferendo all'amministrazione competente una pratica vuota. L'incompetenza dell'amministrazione ricevente. Per esempio, può essere il caso che viene trasmessa, per esempio, una SCIA al SUAP per una di quelle attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della SCIA, del SUAP, una di quelle attività, per esempio, non previste nell'articolo, diciamo, di esclusione che prevede l'articolo 2,4 del regolamento. Non rientrano in questi casi tutte quelle situazioni in cui, per esempio, è stata presentata la SCIA ad un ufficio diverso, però sempre all'interno dell'amministrazione comunale. In questo caso qua, e ci viene in soccorso anche l'articolo 18 bis del comma 2, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA, diciamo, la deve trasmettere al SUAP e quindi i tempi iniziano a decorrere dal momento in cui praticamente la documentazione è arrivata al SUAP. Ancora casi di carenze formali non sanabili, la mancanza della firma nelle dichiarazioni, la mancanza della procura speciale se necessaria, l'invio per esempio in formato cartaceo delle pratiche, ora sappiamo che deve essere trasmesso tutto telematicamente, oppure per esempio l'invio attraverso diciamo OPEC oppure attraverso diciamo ecco formato cartaceo di documentazione quando ormai l'amministrazione è dotata di un sistema telematico. Molti SUAP nel momento in cui si sono dotati di strumenti informatici hanno proprio scritto sul proprio sito che non vengono dichiarate irricevibili le pratiche che non sono trasmesse attraverso il portale. Oppure, per esempio, è ricevibile una SCIA che diciamo, è evidente sin dall'inizio, per quello che può è chiaramente diciamo, verificare il responsabile SUAP nell'ambito della verifica formale, quando quella SCIA, per esempio, è soggetta ad un'autorizzazione espressa. Allora, nel caso di, diciamo, di irricevibilità, la pratica risulta essere inefficace con un effetto appunto retroattivo sin dalla data di presentazione della pratica stessa. Un altro suggerimento: quando si trovano una serie di omissioni di carenze formali non sanabili nell'irricevibilità, deve essere anche, si suggerisce che il responsabile SUAP indichi anche tutti quelli che sono i vizi che ha presentato quella pratica, proprio perché per evitare che l'utente ripresenti una seconda, una terza, una quarta pratica, perché di volta in volta vengono dati praticamente, diciamo, viene elencato un'omissione di volta in volta. Nel momento in cui io ti do la possibilità di dire questi erano tutti quanti i vizi che presentava la tua istanza, presenta adesso una istanza corretta che può essere dichiarata ricevibile. Ancora gli altri casi possono essere di improcedibilità ed inammissibilità. L'improcedibilità si verifica quando viene presentata una SCIA su un'attività che, per esempio, vi è ancora una verifica pendente in corso. È il caso, per esempio, di un'attività o di un progetto che è soggetto a, diciamo, alla verifica di assoggettabilità VIA. Se questa verifica non è stata ancora completata, quindi io non so se quel progetto è soggetto a VIA, allora a quel punto quella SCIA deve essere dichiarata improcedibile, così come inammissibile. Per esempio, il caso in cui mancano proprio l'interesse ad agire o la qualifica giuridica in capo all'istante. Nel caso di una SCIA edilizia, per esempio, chi ha presentato lo SCIA non ha il titolo di disponibilità dell'immobile sul quale poter intervenire. Quindi tutti questi casi sono casi che si possono, diciamo, evincere sin da subito, chiaramente per quelle che sono le possibilità che si presentano sin da subito, perché il caso di irricevibilità può essere presentato, si può verificare anche durante la verifica di merito. Che cosa succede invece appunto nel controllo di merito? Nel controllo di merito noi abbiamo praticamente diciamo, le verifiche vengono fatte dalle amministrazioni competenti. Il compito qual è? È quello di andare a verificare appunto la conformità dell'intervento alla normativa vigente. Tutto quanto questo deve essere concluso nei tempi, diciamo, nel tempi appunto per le verifiche diciamo, ordinarie che sono i 60 giorni o per una SCIA amministrativa o i 30 giorni per una SCIA edilizia.
Quando abbiamo una scia unica, che quindi si tratta di più segnalazioni o comunicazioni, questi tempi si riducono, e poi lo vedremo perché, a 55 giorni o a 25 giorni, perché se ci sono dei provvedimenti che l'amministrazione competente ritiene di dover, emanare, appunto, di dover, dare all'utente che ha presentato quella scia, bisogna dare il tempo al SUAP di poter stilare il proprio atto provvedimentale. E quindi in questo caso qua i provvedimenti, devono essere le proposte di provvedimento devono essere trasmesse entro il 55° giorno o entro il 25° giorno nel caso di una scia edilizia. Che cosa facciamo? Anche nell'aver controllo di merito abbiamo suddiviso come appunto indicazione operativa, di questo controllo, una prima fase e una seconda fase. Nella prima fase, che cosa devono fare le amministrazioni? Le amministrazioni devono verificare che l'intervento o l'attività sia effettivamente conforme ai presupposti di legge o di regolamento sulla base di quanto dichiarato dal dichiarante, che lo assumiamo come veritiero. Noi non andiamo ancora a verificare se siano vere effettivamente quelle dichiarazioni, ma andiamo ad analizzare che cosa? Andiamo ad analizzare, per esempio, se siamo nel caso di una scia per l'avvio di un'attività produttiva per la quale occorrono determinati requisiti professionali, occorre verificare che quei requisiti professionali siano stati appunto siano dichiarati dall'imprenditore, siano idonei ed abilitanti all'esercizio dell'attività dichiarata. Quindi se io dico che ho, cioè, dichiaro che ci vuole per esempio un titolo, che devo dire, uno il titolo di laurea, ci vuole l'iscrizione a un particolare albo ordine, ci vuole per esempio aver svolto un corso professionale, svolto un apprendistato, quindi tutto quello che io lo dichiaro, e devo andare a verificare che effettivamente questo corrisponde a quanto prevede la norma. Oppure nel caso della scia edilizia, io devo indicarti esattamente il tipo di intervento che appunto è sottoposto a scia, perché per esempio ci può essere anche il caso che quell'intervento invece può essere o soggetto a CILA, può essere soggetto per esempio a permesso di costruire. Quindi vado a verificare che la scia corrisponde per la tipologia di intervento. La prima fase di controllo è sempre una fase necessaria, perché stiamo ancora verificando in effetti la corrispondenza a quello che dichiara la norma, e in questo caso qui, questa prima fase di controllo va fatta sempre per tutte le scie che vengono presentate. Che cosa vado a fare invece nella seconda fase di controllo? Vado a verificare che i requisiti dichiarati, per esempio l'idoneità morale, titoli di studio, requisiti professionali, siano effettivamente posseduti dal dichiarante, acquisendo quindi che cosa? I certificati del casellario giudiziale, o riscontrando presso l'ordine, professionale, presso l'ente che ha rilasciato il corso di formazione, e tutti quelli che sono gli istituti che, rilasciano appunto i titoli dichiarati. Nel caso, per esempio, appunto di una scia edilizia, vado a verificare che l'intervento sia effettivamente conforme, controllando che cosa? I fascicoli pregressi dell'immobile, quindi stiamo effettivamente trattando di un immobile che non è, abusivo, e verifico l'effettiva sussistenza di un titolo di disponibilità dell'immobile. Chiaramente come vanno fatte, e se vanno fatte su tutte le scia? Chiaramente, questo dipende da come è organizzata la struttura, amministrativa. Se c'è un personale idoneo, ma noi sappiamo che ormai le amministrazioni, da questo punto di vista, purtroppo vivono un momento non proprio, come dire, felice per quanto riguarda appunto la struttura organizzativa. Quindi, sarebbe opportuno un controllo sistematico anche di tutte le scie. Però laddove praticamente non è possibile fare un controllo sistematico, questo controllo, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, può essere fatto anche a campione. Infatti, in questo interviene anche l'articolo 71 del DPR 445 del 2000, che appunto specifica come queste dichiarazioni.
la veridicità delle dichiarazioni, appunto, può essere anche svolta a campione, verificando però che cosa? Verificando, tenendo conto che comunque, diciamo, deve essere anche, come dire, fatto un controllo ragionato a campione, e su questo ci vengono incontro le linee guida approvate in conferenza unificata nel 2013. Qui c'è un errore, ho messo una data, comunque sono quelle del 2013, in cui, diciamo, seppur queste linee guida si riferiscono ai controlli ispettivi, l'articolo 3 di queste linee guida dice che se non è possibile un controllo sistematico della documentazione, diciamo, nei procedimenti amministrativi, si può utilizzare il criterio praticamente, diciamo, che viene utilizzato per i controlli a campione, cioè analizzando che cosa? L'individuazione del tipo di rischio che è connesso a una certa attività e valutando anche la probabilità che quel rischio praticamente, diciamo, si possa verificare anche la frequenza di quel rischio e i tipi di danno che può appunto arrecare. Quindi in questo caso qua praticamente deve essere fatto appunto, diciamo, viene scelto il campione secondo questa, diciamo, seguendo questa logica, tenendo conto anche praticamente che, come dire, deve essere comunque, ecco, qui dipende molto dalla valutazione tecnico-amministrativa, e comunque devono anche, diciamo, essere resi trasparenti le modalità che sono state adottate nella scelta del campione. Chiaramente risultano essere sempre sottoposte a controllo tutte le segnalazioni relative a quegli interventi per i quali siano sorti dei fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni o se sono pervenuti all'ufficio procedenti degli esposti o delle denunce richieste appunto dall'autorità giudiziaria. Sulla parte relativa, diciamo, anche dei controlli, l'agenda della semplificazione 2020-2021 2023 prevede, diciamo, di, come dire, di standardizzare in qualche modo, di semplificare la fase dei controlli, dando una diciamo, regolazione su come devono intervenire le regioni e i comuni, appunto, diciamo, nel cercare di standardizzare e di regolarizzare questi controlli, soprattutto in materia come ambiente, igiene e sicurezza degli alimenti e sicurezza sul lavoro. Un'altra tipologia di controllo che deve essere fatto quando la normativa lo richiede è il controllo mediante ispezione in loco, che può essere effettuato o direttamente dall'ufficio competente se rientra tra i suoi compiti, oppure demandato ad organi di vigilanza, esempio polizia locale o altri soggetti che hanno appunto la funzione di poter effettuare questi controlli. Molto spesso ci si chiede ma quali sono gli uffici? Chiaramente questo dipende dall'organizzazione che si è dato l'ente di amministrazione, diciamo l'organizzazione amministrativa all'interno dell'ente, quindi, diciamo, non c'è un'individuazione ben precisa. Anche in questo caso, come dicono le linee guida, questi, diciamo, controlli possono essere fatti appunto a campione. Vediamo che cosa succede a questo punto nelle verifiche di merito. Anche qui abbiamo, durante le verifiche di merito da parte delle amministrazioni competenti, un esito favorevole, una richiesta di integrazione documentale, oppure vi è la presenza di difformità. In caso di presenza di difformità ci può essere la situazione che queste possono essere sanabili o non sanabili. Se sono sanabili, vi ci sono i cosiddetti provvedimenti prescrittivi di divieto di prosecuzione dell'attività o di conformazione appunto dell'attività. Nel caso di una verifica di un esito favorevole, lo dicevo anche all'inizio, che cosa succede? Una volta fatte le verifiche di merito, le amministrazioni competenti non devono dare nessuna comunicazione né al SUAP né tantomeno all'utente. La SCIA non prevede il rilascio di un titolo o richiesta di un parere, ma soltanto è una segnalazione che l'utente sta facendo l'amministrazione, in cui ti dice: ti avverto che io sto facendo questa attività. Chiaramente, quindi, non c'è emissione di parere di nessun tipo. L'unica cosa che può accadere è che, diciamo, se per esempio quella SCIA prevede una registrazione o un'iscrizione in un apposito albo registro, l'autorità competente, una volta ottenuti questi estremi di questa registrazione, la comunica al SUAP e il SUAP notifica all'utente praticamente questa registrazione.
Può accadere che ci possano essere, per esempio, delle indicazioni che devono essere seguite anche durante l'esercizio dell'attività, quindi diciamo degli obblighi generali da rispettare, ma questi non sono provvedimenti prescrittivi, sono solo delle indicazioni operative da seguire durante l'esercizio dell'attività. Un'altra fase che si può presentare dal controllo di merito può essere la richiesta di integrazione documentale. Se per esempio, diciamo, non sono state rilevate delle difformità, ma soltanto l'assenza di qualche documento, i documenti, diciamo, i soggetti competenti possono chiedere eventuali integrazioni di dati o di documenti per poter appunto completare l'esercizio, diciamo, ecco, della verifica di conformità. Però questa richiesta può essere fatta soltanto in caso di mancata corrispondenza del contenuto della SCIA e dei relativi allegati a quanto indicato sulla modulistica adottata o pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Per esempio, nel caso della modulistica standardizzata che è stata appunto, diciamo, approvata in sede di conferenza unificata e che poi le regioni le hanno appunto anche particolarizzate rispetto alle proprie esigenze, c'è l'elenco di quelli che sono tutti alla documentazione che deve essere allegata a quella SCIA. Oppure un'altra, diciamo, tutte le amministrazioni, come prevede il decreto legislativo 126, che da questo punto di vista è tassativo in quanto indica che le amministrazioni devono mettere sui propri siti sia il modello, diciamo, di domanda, tutte quelle che sono le informazioni che devono essere rese in autocertificazione, tutto quello che riguarda le varie asseverazioni o allegati. Io posso richiedere soltanto documentazione che era presente sul sito, non posso richiedere informazioni che sono presenti già presso le pubbliche amministrazioni, perché se è stata l'amministrazione che, diciamo, non ha pubblicato tutta la documentazione, questo costituisce illecito disciplinare. Come avviene questa richiesta di integrazione? Non deve esserci un rapporto di richiesta tra le amministrazioni competenti e l'utente. Perché? Perché che cosa succede? Se c'è una comunicazione diretta tra di loro, il SUAP perde quelli che sono i contatti e la richiesta di, diciamo, di documentazione. Ma quando è che è necessario saperlo questo? Perché se eventualmente deve essere dato poi un provvedimento di conformazione, il SUAP deve notificare al richiedente questo provvedimento e quindi deve anche sapere quello che sta successo, se ci sono state delle integrazioni, se non ci sono state, se già sono state presentate appunto, diciamo, delle integrazioni documentali. Ecco, quindi è importante che l'amministrazione competente richieda al SUAP le integrazioni da fare, il SUAP le inoltra diciamo, all'interessato, a sua volta presenta questa integrazione documentale che va di nuovo all'amministrazione competente. Quindi è questo perché appunto è l'unico punto di contatto che ci deve essere il SUAP, l'unico punto di contatto con l'utente esterno. Per quanto riguarda l'integrazione documentale, non sospende, quindi la richiesta di integrazione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo, non sospende l'esercizio dell'attività e dell'intervento eventualmente avviato, ma sospende soltanto praticamente che cosa? I tempi, diciamo, i famosi 60 giorni o 30 giorni nel caso di una SCIA edilizia. Sospende significa che tutto quello che è stato già maturato di tempi, noi l'abbiamo già bruciati, non è che sono interruzioni e poi riprendo, ma noi riprendiamo, diciamo, la tempistica si riprende prende dal momento in cui c'è stata l'integrazione della documentazione. Quindi se restano ancora 30 giorni, se restano ancora 45 giorni e così via. Diciamo che nel decorso nutimmendi, quindi il termine concesso all'interessato per la presentazione della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento può dichiarare l'irricevibilità della SCIA e quindi diciamo, dispone anche il divieto di prosecuzione dell'attività. Che cosa invece succede quando ci sono delle difformità? Se l'amministrazione, diciamo, competente ha verificato la presenza di difformità e quindi è necessario conformare quell'attività, fa una proposta, diciamo, di provvedimento, motivata di provvedimento al SUAP, che a sua volta poi deve notificarla appunto al richiedente. Questa proposta deve esplicitare se per esempio è richiesto un atto prescrittivo contenente la richiesta di conformazione affinché l'interessato possa provvedere alle modifiche necessarie o per acquisire i requisiti mancanti, oppure se c'è un divieto di prosecuzione dell'attività con l'ordine di rimozione degli effetti dannosi nei casi più gravi.
Deve fissare un termine che non deve essere inferiore a 30 giorni perché decorso questo termine, che cosa comporta? Come se non ci sono queste, diciamo, se non si adempia alle conformazioni richieste nel provvedimento, vi è la decadenza dello SCIA, l'interruzione dell'attività senza la necessità di poter adottare ulteriori atti. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività quando deve essere emanato? Sempre quando, diciamo, non è possibile conformare l'attività alla normativa vigente, perché appunto vuol dire che, diciamo, siamo proprio che sono stati omessi degli errori gravi, quindi siamo proprio in una situazione che non può essere sanata, e quindi in quel caso lì praticamente viene emesso direttamente il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, quando ci sono casi gravi, anche con ordine di rimozione degli effetti dannosi. Deve essere sempre, diciamo, emanato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel corso delle verifiche di merito si rilevi che l'intervento non era soggetto a SCIA, ma per esempio ad un provvedimento espresso, un'autorizzazione espressa. Si tratta di un provvedimento, di un'attività che era soggetto, per esempio, ad essere, come dire, trattata attraverso il procedimento ordinario unico d'articolo 7. La competenza alla redazione dei provvedimenti di conformazione o di divieto di prosecuzione dell'attività è sempre in capo agli enti o agli uffici che fanno le verifiche di merito, perché queste non sono valutazioni che può fare il responsabile SUAP. Come deve essere formulata questa proposta di provvedimento di conformazione? Questa deve contenere tutti gli elementi necessari che possono permettere al SUAP di poter emettere il proprio atto provvedimentale, quindi le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente, l'eventuale obbligo di sospensione dell'attività nelle more della conformazione dell'attività stessa, che può essere, diciamo, provvedimento di sospensione dell'attività disposto esclusivamente o quando ci sono delle attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, quindi i cosiddetti interessi sensibili. Una volta che è stato, appunto, diciamo, che è stato, diciamo, trasmesso al SUAP il provvedimento, diciamo, la proposta di provvedimento, abbiamo detto, ecco, entro appunto i 55 giorni o i 25 giorni nel caso di una SCIA edilizia, il SUAP adotta l'atto e notifica all'interessato, a tutti i soggetti coinvolti, diciamo, notifica questo atto a tutti gli interessati e i soggetti coinvolti. Che cosa succede se lo sportello unico è competente anche, diciamo, nella materia? Chiaramente si prende tutti i 60 giorni, ma se invece ci sono più amministrazioni competenti, ecco perché c'è questa differenza tra, diciamo, di dover, come si specifica il fatto che debba essere dato, come dire, presentato al SUAP la proposta di provvedimento nei 5 giorni per permettere al SUAP di poter provvedere a redigere il proprio atto. Cosa succede quando invece nei famosi, diciamo, 60 giorni o 30 giorni non vengono emanati questi provvedimenti? È intervenuto in maniera abbastanza, diciamo, tassativa il decreto semplificazione 76 del 2020, convertito con la legge 120, la legge 120, che ha introdotto nel corpo dell'articolo 2 della legge 241 del 90 il nuovo comma 8 bis, che prevede l'inefficacia dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi, in realtà non anche delle richieste di conformazioni, adottati dopo la scadenza dei termini di legge, cioè adottati dopo i famosi 60 giorni o appunto i 30 giorni nel caso della SCIA edilizia, e quindi praticamente questi provvedimenti emanati risultano essere inefficaci. Per cui, diciamo, su questo è abbastanza chiaro il comma 8 bis, diciamo, quindi dichiarando praticamente inefficaci tutti quei provvedimenti tardivi che non sono stati emessi nell'ambito dei 60 o dei 30 giorni. Però allo stesso tempo c'è diciamo, interviene in aiuto quello che è l'autotutela amministrativa prevista dall'articolo 21 nonies della legge, dove appunto, diciamo, è vero che in via generale questi provvedimenti sono, diciamo, considerati inefficaci se non sono stati emessi nell'arco dei 60-30 giorni, però resta tuttavia la possibilità di poter effettuare,
se l'amministrazione o l'ufficio procedente è anche competente nel merito, oppure di chiedere di effettuare negli altri casi un divieto di prosecuzione dell'attività motivandolo con, diciamo, se sussistono quelle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, cioè la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico. Se non sono decorsi, la norma parlava di 18 mesi, il 31 maggio è stato pubblicato il nuovo decreto semplificazione 77 del 2021 che dice che questo, che ha portato una modifica riducendo questo termine di 18 mesi a 12 mesi. Oppure, diciamo, vi è la ponderazione degli interessi dei destinatari ed eventuali controinteressati. Come viene fatta? Quindi, proprio perché ci sono una valutazione, diciamo, tecnica discrezionale da parte delle amministrazioni, è chiaro che chi deve fare, deve valutare tutti questi fattori, diciamo, se si combaciano tutti quanti questi fattori per poter emanare appunto un provvedimento, diciamo, di rimozione, diciamo, appunto, di divieto di prosecuzione dell'attività. Molto spesso qualcuno chiede: ma quali sono, come si vanno a valutare le ragioni di interesse pubblico o a, diciamo, ponderare gli interessi dei destinatari ed eventuali controinteressati? Non esiste una norma che ci chiarisce questo, così come non esiste praticamente, diciamo, come dire, delle indicazioni, non ci sono delle indicazioni specifiche su come devono essere valutati questi interessi dei destinatari. Possiamo soltanto dire praticamente che, diciamo, esiste, diciamo, tutto dipende dalla valutazione tecnico-amministrativa di chi sta richiedendo questo provvedimento, perché se tu stai richiedendo questo provvedimento vuol dire che è valutato appunto tutta l'esistenza di tutte queste ragioni. Nel caso in cui, diciamo, c'è nella verifica di merito capiti che, per esempio, diciamo, ci possano essere, è stato accertato che la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, allora in questo caso qui, oltre a trasmettere allo sportello unico la proposta di provvedimento, bisogna tener conto che va trasmessa la notizia di reato sia la Procura della Repubblica, e se ci sono stati casi invece di false dichiarazioni da parte o di asseverazioni che sono resi dai tecnici abilitati, questi devono essere praticamente presentati anche all'ordine, al collegio professionale. E da ultimo, e poi finisco, l'articolo 5,8 del DPR 160 disciplina anche il procedimento automatizzato con silenzio assenso. In questo caso qua, decorsi i termini previsti dalla legge 241 del 90, dalla presentazione dell'istanza, i termini diversi, diciamo, delle discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale al provvedimento di accoglimento della domanda, senza la necessità di ulteriori, appunto, istanze o diffide. Anche su questo aspetto è intervenuto il decreto legge 77 del 2021, che ha precisato all'articolo, diciamo, 62, precisa che appunto vi è un obbligo da parte delle amministrazioni, nei casi in cui si è formato il silenzio assenso, di rilasciare appunto una richiesta su richiesta dell'interessato entro 10 giorni in via telematica un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto anche del fatto che sia stata accolta la domanda. Allora, io ho completato il mio intervento e spero di essere stata nei tempi. Passo la parola al dottor Rocca Salva e intanto inizio a vedere appunto le domande che avete inviato. Grazie. Perfetto, grazie dottoressa Russo. Lascio la parola al dottor Rocca Salva, a cui chiedo di attivare la webcam e il microfono. Eccomi, mi sentite? Grazie. Sì, sentiamo, sentiamo. Ok, buongiorno a tutti. Allora aspettiamo un attimo le slide. Perfetto. Allora, nel mio intervento illustrerò sinteticamente quello che abbiamo scritto nelle linee guida in merito come centro di competenza sul procedimento unico ordinario
quindi quello autorizzatorio ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160, la conferenza dei servizi e la variante urbanistica. Allora, chiaramente qui non è che ci siamo nelle linee guida, non è che ci siamo inventati nulla, perché già il DPR 160 descriveva chiaramente, insomma, il procedimento. Quindi lo abbiamo sinteticamente riportato. Abbiamo semplicemente scritto le istanze per l'esercizio dell'attività sono presentate al SUAP che ha un termine, doppio termine, il cosiddetto termine 30 più 30 giorni, cioè nei primi 30 giorni può chiedere all'interessato la documentazione integrativa e decorso questo termine l'istanza si intende correttamente presentata, quindi non sarebbe possibile in teoria presentare richieste di integrazioni dopo i 30 giorni della presentazione dell'istanza. Una volta verificata la completezza della documentazione, o una volta presentate naturalmente dalla data di presentazione delle integrazioni eventualmente presentate, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo nei successivi 30 giorni, decorso il termine di cui al comma 1. Questo è quello che dice l'articolo 7,2 del 160. Quindi vi ripeto, il doppio termine, decorso il termine di 30 giorni. C'è un'ulteriore finestra di 30 giorni in cui si apre la fase decisoria in cui il SUAP deve rilasciare il provvedimento. Naturalmente, vi è nel comma 3 dell'articolo 7 poi un passaggio relativo alla conferenza di servizi, non poteva essere diversamente, anzi questo comma è stato, come dire, modificato col titolo secondo del decreto legislativo 127 del 2016, quello che ha introdotto la nuova disciplina nella conferenza dei servizi. Perché? Perché, come vedremo più avanti, quando descriverò brevemente la disciplina della conferenza, la disciplina generalista della conferenza, l'indizione della stessa è obbligatoria quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge. Per cui, mentre la previgente disciplina del 160 diceva che il responsabile del SUAP può indire la conferenza, o comunque la indiceva quando gli endoprocedimenti erano di durata superiore ai 90 giorni, adesso si dice semplicemente per ricondurre a unità la fattispecie del SUAP rispetto a quella generalista della legge 241, si dice il responsabile del SUAP indice, quindi è un obbligo, la conferenza quando è necessario acquisire nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche. Poi fra un attimo vi dirò che cosa vuol dire, come o meglio, come le linee guida della Regione Campania hanno interpretato il requisito della pluralità di amministrazioni pubbliche. Come dicevo prima, anche se non è espressamente previsto dalla norma, la richiesta eventuale di integrazioni sospende il termine, quindi il termine famoso dei 30 giorni previsti dall'articolo 7,1. La sospensione può essere disposta una tantum, che vuol dire una volta soltanto, che molti interpretano una tantum come una volta ogni tanto, no, proprio una volta soltanto, e per un periodo non superiore a 30 giorni. Sempre per acquisire, ricordiamoci, informazioni, certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non sono in possesso nostro o di un'altra pubblica amministrazione. Questo è il principio della cosiddetta decertificazione. Tradotto in altri termini, come oggi si usa dire, è molto in voga il termine once only, quindi l'amministrazione chiede, il sistema pubblico in generale chiede all'interessato una sola volta. Che cosa succede se l'interessato non ci presenta l'integrazione nel termine prescritto? L'istanza viene archiviata, quindi non rigettata o denegata, perché questi sono termini che fanno riferimento a un esame nel merito, ma viene semplicemente archiviata. L'avvenuta archiviazione viene tempestivamente comunicata all'interessato e agli altri uffici a cui l'istanza era stata trasmessa. Che cosa succede una volta che è scaduto il termine? Si applica in questo caso oppure quando non si ricorre alla conferenza dei servizi? Si applica, questo è importante, lo ripetiamo sempre, ma è sempre molto importante, si applica l'articolo 38,3 lettera H del decreto legge 112 del 2008, che vi ricordo è la legge delega varata dal Parlamento sulla base della quale il governo poi ha emanato il DPR 160. In questo caso, ci ricorda appunto l'articolo 38, l'amministrazione conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso. Al loro avviso si riferisce prescindendo dall'emissione dei pareri non rilasciati. In questo caso, cosa succede? A meno che il responsabile del SUAP o il responsabile del procedimento non abbiano proprio chiesto quei pareri, lì è diverso perché è una chiara responsabilità procedimentale in capo al SUAP.
Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri. Quindi, se io non ho ricevuto dei pareri nei termini perentori, questi devo considerarli come pareri favorevoli incondizionati, cosa che poi, diciamo, a certe condizioni e con certi limiti è previsto anche, come vedremo tra un attimo, nella disciplina generalista della conferenza dei servizi. E come sappiamo, il provvedimento conclusivo del procedimento è a ogni effetto che ho fatto, sono cambiato le slide, sì, è un titolo unico per realizzare l'intervento e per svolgere l'attività. Naturalmente, rispetto a quello che è stato stabilito dal DPR 160, vi sono stati poi alcuni istituti, come dire, introdotti o modificati dal decreto legge 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni convertito con modificazioni nella legge 120 del 2020, ma anche da ultimissimo modificati alcuni istituti modificati con il decreto legge 77, il cosiddetto decreto governance PNRR, quello che è entrato in vigore non più tardi di una decina di giorni fa, quindi lunedì della scorsa settimana, il 1º giugno. Quindi, o il 31 maggio, adesso non ricordo bene. Comunque, insomma, 10 giorni fa. Parliamo di quali sono queste modifiche introdotte dal decreto semplificazioni. L'efficacia dei pareri tardivi, perché è stato introdotto un nuovo comma, come sapete, un nuovo comma 8 bis nell'articolo 2 della legge 241. La comunicazione dei motivi ostativi, della quale non parleremo perché per motivi di tempo, ma vi ricordo soltanto in estrema sintesi che è stato previsto l'efficacia non più interruttiva ma sospensiva dei termini collegata alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis della 241. E poi, questo è importante, una nuova procedura temporanea della conferenza dei servizi semplificata che illustreremo brevemente dopo e che, vi anticipo subito, è stata prorogata. Il termine originario del decreto 76 prevedeva il 31 dicembre del 2021, quindi di quest'anno, invece è stata prorogata a metà 2023, quindi al 30 giugno del 2023. Vi ricordo che questa procedura temporanea della semplificata è una facoltà e non è un obbligo per l'amministrazione precedente. In particolare, cosa dice questo nuovo articolo 8 bis inserito nell'articolo 2 della 241? Si stabilisce per incentivare, diciamo così, il rispetto dei termini procedimentali e per evitare di adottare atti tardivi, l'inefficacia di alcuni termini adottati fuori termine, quindi rendendo quindi effettivo il meccanismo del silenzio assenso. Quali sono gli atti di assenso, i pareri, i concerti, tutti gli atti comunque denominati? Quali sono quelli che, se resi tardivamente, sono inefficaci? Sono i pareri resi nella conferenza semplificata, dopo il termine previsto di 45-90 giorni, i pareri resi naturalmente nella conferenza simultanea, quindi quella contestuale, dopo l'ultima riunione, perché spesso accade, no? Che noi chiudiamo una riunione di conferenza e poi ci arriva dopo qualche giorno, ci arrivano nuovi pareri. Questi è sancito dal nuovo comma 8 bis dell'articolo 2 che sono inefficaci, quindi non dobbiamo tenerne conto. Pareri resi nell'ambito del silenzio assenso procedimentale, che però vi ricordo che è quello previsto dall'articolo 17 bis, che non riguarda i procedimenti attivati dal SUEP e dal SUE, quindi non ne parleremo proprio. Quindi è il silenzio assenso che si applica ai rapporti tra pubblica amministrazione. A noi ci interessa invece in questa sede il silenzio assenso cosiddetto provvedimentale, quindi quello che riguarda il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, per essere chiari, l'articolo 20 della 241. I provvedimenti amministrativi resi in procedimenti su istanze di parte, come naturalmente il caso del SUAP e del SUE, ma anche le richieste di conformazione e divieti di prosecuzione dell'attività, che sono i due rimedi istruttori e sanzionatori previsti come ha detto prima la collega, dal comma 3 dell'articolo 19 sempre della 241. Quindi la norma generale è che questi pareri resi tardivamente sono inefficaci. Naturalmente c'è sempre l'eccezione. Eccola qua. L'eccezione è questa: sono inefficaci a meno che non ricorrano, sulla base naturalmente di una valutazione discrezionale da parte del responsabile del procedimento, non ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 21 nonies, sempre della 241, che sono i requisiti previsti per l'annullamento d'ufficio. Ok? Quindi, in sostanza, cosa vuol dire questo? Un dettato normativo che non sempre è chiarissimo. Che se il responsabile del procedimento valuta che sussistano
ragioni di interesse pubblico e non sia decorso un termine eccessivo, requisiti che naturalmente andranno debitamente motivati nelle motivazioni del provvedimento finale, il responsabile appunto può anche convalidare un parere tardivo, soprattutto se si tratta di, naturalmente, di un parere favorevole. Quindi parliamo di una mancanza di opposizione da parte del soggetto direttamente destinatario. Questo ve lo dico anche perché l'articolo 21 nonies, comma 2 già prevedeva in qualche modo quello che ha detto la riforma. In particolare l'articolo 21 nonies, che vi ricordo si tratta l'annullamento d'ufficio, al comma 2 dice: fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile sussistendo nelle ragioni di interesse pubblico dentro un termine ragionevole. Quindi esattamente quello che oggi richiama il comma 8 bis dell'articolo 2. Ad ogni modo, quindi questo è quello che riguarda in maniera molto sintetica il procedimento, procedimento autorizzatorio. Naturalmente parte integrante, parte fondamentale di molti procedimenti autorizzatori è la conferenza di servizi, quindi non potevamo non trattarla all'interno delle linee guida. Io qui chiaramente farò come dire, una disamina molto, molto sintetica a volo d'uccello, come si dice, perché il tempo è poco. Quindi sostanzialmente ripercorriamo quello che è stato, abbiamo scritto nelle linee guida con riferimento alla conferenza non modificata, proprio sostituita dal decreto 127, perché come recita la slide, sono stati integralmente sostituiti gli articoli da 14 a 14 quinquies della 241, ma non solo, come abbiamo visto. Il titolo secondo del decreto reca una serie di norme di coordinamento finalizzate a rendere la disciplina generale coerente con alcune norme speciali, in particolare, per chi lo volesse approfondire, con gli articoli 5 e 20 del DPR 380 per quanto, del 2001 per quanto riguarda conferenze di servizi che si applicano, in particolare l'articolo 20, nell'ambito del procedimento per acquisire il permesso di costruire. Interpretazione dell'articolo 146 del codice del paesaggio, il decreto 42 del 2004, insomma, più modifiche all'articolo 4 del DPR 59-2013 sull'AWA, insomma, tutta una serie di aggiustamenti che sono stati fatti proprio per rendere per una volta, mi verrebbe da dire per la prima volta, la normativa generale coerente almeno con alcune normative speciali. Procedo rapidamente con le slide. La riforma del 2016 prevede due modelli di conferenza decisoria. Noi qui ci occupiamo naturalmente per brevità soltanto di quella decisoria, ma ci sono altri due modelli che sono la conferenza istruttoria e la conferenza preliminare previsti dall'articolo 14, insomma, della 241, che potete approfondire direttamente sulla normativa o potete fare riferimento a delle. Alle slide che abbiamo pubblicato in precedenti webinar. Allora, per quanto riguarda la decisoria, quindi abbiamo due modelli, il modello semplificato e il modello di conferenza simultanea o contestuale, che dipendono naturalmente soprattutto dal grado di complessità del procedimento sottostante. Quello semplificato diventa il modello ordinario, quindi non ci sono più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica, quindi niente fax, niente posta raccomandata o piccioni viaggiatori, soltanto la telematica, quindi che può essere l'invio a mezzo PEC, può essere l'invio tramite naturalmente degli applicativi che possono essere il portale camerale, ma o qualunque altro portale. Di cui disponga il suo Apple SUE e anche un sistema che vedremo a breve. Qual è la tempistica? La tempistica è quella che vedete in questa slide. Abbiamo una doppia tempistica per la resa dei pareri da parte degli enti invitati in conferenza, 45 giorni, oppure che salgono a 90 se si tratta di enti preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale, che come dire, sono elencati. Questi interessi all'articolo 14 bis della 241. Si applica anche in questo caso il silenzio assenso. Questa è una cosa molto importante che vi voglio sottolineare, non lo diciamo mai abbastanza. Se voi andate a vedere l'esclusione del silenzio assenso all'interno del modulo di conferenza dei servizi, sia semplificato che contestuale, e il silenzio assenso invece che riguarda l'articolo 20, quindi quello generale previsto nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, vedete che qui
il margine del silenzio assenso è molto più ampio, nel senso che il silenzio assenso riguarda anche i cosiddetti enti sensibili. Quindi c'è soltanto un caso all'interno della conferenza dei servizi, semplificata e contestuale, in cui non opera il silenzio assenso, e che lo vedremo tra un attimo. Ma il discrimine non è il fatto se un ente sia o meno titolare di interessi di rango costituzionale. Questo è importante, lo dico anche insomma, per spronare in qualche modo i responsabili di procedimento a indirle nei casi naturalmente in cui è obbligatorio la conferenza dei servizi, perché nella modalità ordinaria, quindi se andiamo fuori dalla conferenza dei servizi, l'articolo 20,4 ci ricorda che invece le disposizioni del silenzio assenso non si applicano quando in ballo ci sono interessi che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità. Quindi, come vedete, insomma, sono più quasi le eccezioni che la regola nella disciplina normale, mentre qui si applica sempre il silenzio assenso, tranne che in un caso che vedremo subito. Allora, per quanto riguarda il requisito, abbiamo detto quando si applica, quando scatta l'obbligatorietà della conferenza dei servizi, quando devono essere resi pareri da parte di una pluralità di amministrazioni. Ecco, su questo le linee guida regionali, quindi la Regione Campania ha inteso, come dire, dare un'interpretazione che sicuramente. Che noi, insomma, come centro di competenza abbiamo ritenuto sicuramente congrua, che vi espongo tra un attimo. Allora, sul requisito abbiamo detto c'è un'interpretazione estensiva, che vuol dire pluralità di amministrazioni. Secondo l'interpretazione estensiva, basta che una sola altra amministrazione sia chiamata a esprimere un parere, questo perché chiaramente anche l'ente procedente deve esprimere un parere. Se io sono l'ente precedente, sono il SUAP, il suo, e in quanto SUAP, comunque alla fine emanerò un provvedimento finale che è equiparato comunque a un atto di assenso comunque denominato. L'interpretazione restrittiva invece dice scatta l'obbligo di indire la conferenza solo se, oltre all'ente precedente, che è scontato, diciamo è dato per scontato, almeno altri due enti debbano esprimersi. Nel senso dell'interpretazione estensiva, vi è una FAQ del Dipartimento della Funzione Pubblica, la FAQ numero 2, che poi dopo potete leggere nelle slide, che appunto ritiene che appunto possa essere data ragione all'interpretazione estensiva. La Regione Campania, diciamo, ha dato un'interpretazione sicuramente coerente con la norma, dove ha detto se noi vogliamo considerare la pluralità. Certamente anche il comune di cui fa parte il SUAP è incardinato naturalmente nel comune, può essere considerato nel novero della pluralità. Quindi se ci sono due enti, il Vigile del Fuoco e il SUAP, e il comune di cui fa parte il SUAP, va bene, è obbligatorio indire la conferenza, però a condizione che il comune sia titolare di endoprocedimenti nell'ambito del più ampio procedimento unico. Cioè il fatto che il SUAP debba rilasciare a valle del procedimento di conferenza dei servizi un titolo unico, naturalmente non fa del comune un ente che deve rilasciare un parere, perché quello è scontato, è un obbligo procedimentale dell'ufficio appunto procedente. Quindi è stato scritto nelle linee guida: se occorre acquisire un titolo abilitativo edilizio, commerciale o relativo all'impatto acustico, che sono tutti endoprocedimenti, diciamo così, di stretta competenza comunale, e c'è un altro ente terzo che deve rilasciare un altro atto di assenso, che sia la regione, che sia la città metropolitana, che sia i vigili del fuoco, quello che sia, allora in questo caso è soddisfatto il requisito della pluralità di amministrazioni pubbliche richiesta dalla norma. Ma se io come SUAP devo, come dire, indire una conferenza di servizi solo per acquisire un parere dei vigili del fuoco, in quel caso non scatta l'obbligatorietà. Così come invece, naturalmente, è scritto nelle linee guida, se il comune non deve esprimersi, ma comunque il SUAP deve acquisire due pareri o atti di assenso comunque denominati da parte di almeno due enti terzi, naturalmente lì il requisito della pluralità è soddisfatto e quindi l'indizione della conferenza è obbligatoria. Naturalmente vi sono delle eccezioni, e in particolare l'abbiamo richiamata, è saltata la slide, scusate, ecco qua, è saltata. C'è una deroga nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata,
Questo è previsto dall'articolo 11,2 del DPR 31 del 2017. L'indizione della conferenza è obbligatoria solo nel caso in cui, oltre al permesso di costruire la paesaggistica, è necessario anche un altro atto di assenso. Quindi questa è una deroga, ma è chiaramente prevista in una norma di rango primario, o meglio subprimario, perché è un DPR, ma comunque emanato nel rispetto di una legge delega, quindi sicuramente è una deroga ammissibile. Come si svolge la conferenza semplificata? È una conferenza, abbiamo detto, interamente dematerializzata. Abbiamo parlato della PEC, anche eventualmente la piattaforma, ma anche la posta ordinaria può essere utilizzata, purché sia quella istituzionale. Naturalmente questa crea problemi in termini di capienza e di mancata restituzione di un avviso di ricevimento da parte, no, la famosa ricevuta di consegna da parte dell'ente invitato. Ad ogni modo, teoricamente è possibile anche la posta elettronica ordinaria. Poi c'è un'altra modalità prevista dall'articolo 14 bis, che c'è nel secondo capoverso di questa slide, quindi la possibilità per gli enti, per il SUAP, di inviare soltanto le credenziali di accesso a una pagina web, diciamo, a un nostro server dove abbiamo depositato, per esempio, un progetto di grandi dimensioni che non potrebbe neanche essere ospitato da una PEC, da un messaggio di posta elettronica certificata. E questa è una modalità che appunto è utile quando abbiamo allegati di grandi dimensioni. Di fatto il progetto non viaggia, il progetto si ferma su un server gestito dal comune o dalla software house a cui si appoggia il comune. Quindi diamo soltanto nella nota di trasmissione le credenziali per poter aprire quella pagina che chiaramente per ovvi motivi ha accesso riservato. Si chiama in gergo FTP, in gergo informatico dall'inglese. Allora, brevemente, la conferenza viene indetta entro 5 giorni lavorativi. Questo l'abbiamo detto in vari webinar, è il momento più critico perché 5 giorni lavorativi, anche se ci hanno risparmiato i sabati e le domeniche, ma comunque sono termini, come dire, brevissimi. Cosa deve contenere l'atto di indizione? L'oggetto della determinazione da assumere. Quindi l'istanza, tutta la documentazione a corredo, il termine perentorio non superiore a 15 giorni entro cui le PA possono chiedere integrazioni, chiarimenti, il termine perentorio entro cui devono essere rese le determinazioni che abbiamo detto sono pari a 45-90 giorni, e la data, questa è molto importante, dell'eventuale riunione in modalità sincrona e simultanea, se scadono i termini di qui sopra. Questo è importante perché funge già da, come dire, da moral suasion, nel senso che io ti dico già che se non mi rispondi dal comodo della sedia del tuo ufficio o in sede, come dire, in un periodo di smart working, perché no, anche da casa, sarai costretto, insomma, a venire a una riunione sincrona e simultanea. Quindi è un modo, come dire, una sottile forma di persuasione a farci pervenire i pareri nei tempi previsti, quindi nei 45 o 90 giorni. Brevemente salto qualche slide per brevità. La tempistica per il rilascio dei pareri non è sempre agevole individuare il termine giusto, 45 o 90 giorni. Per esempio il Dipartimento della Funzione Pubblica nella FAQ numero 45 ci ricorda che il termine ordinario di 45 vale anche per l'autorizzazione sismica, perché questa è riconducibile alla pubblica incolumità, che non rientra tra le ipotesi previste dall'articolo 14 bis, quindi tra gli interessi di rango costituzionale, che sono invece tutela ambientale, tutela paesaggistico-territoriale, tutela dei beni culturali e tutela della salute dei cittadini. Quindi anche in questo caso il termine per l'autorizzazione sismica in conferenza è di 45 giorni, ma poiché siamo in Italia ed è già, come dire, insomma, a livello territoriale ne vediamo di ogni, come si dice. La regione Emilia-Romagna, questo ve l'ho voluto segnalare perché poi è giusto darne atto, anche se non ci riguarda a noi che operiamo in Campania, ma tant'è, con una circolare del 2018 è invece esplicitamente previsto che per l'autorizzazione sismica si applica il termine più lungo di 90 giorni. E qua veniamo alla famosa eccezione che vi dicevo prima. Qual è l'unico caso in cui non si applica il silenzio assenso e quindi dobbiamo necessariamente fermarci? Sono i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. In tutti gli altri casi, la mancata comunicazione del parere
equivale ad assenza senza condizione, anche se si tratta, attenzione, di enti sensibili. Quindi qua il discrimine non è per il silenzio assenso in conferenza di servizi, non è tra l'ente sensibile o non sensibile, perché lì già hanno avuto gli enti, diciamo così, di tutela degli interessi costituzionali, già hanno avuto un termine raddoppiato. Qua il discorso è un altro. L'obbligo di avere un'autorizzazione espressa deriva direttamente da disposizioni dell'Unione Europea o meno? Questo è. Su questo, per esempio, vi cito la FAQ numero 22 del Dipartimento, che cita tre casi che sono pacificamente non assoggettabili a silenzio assenso, che sono la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, e il procedimento di emissione in atmosfera, quello naturalmente di cui all'articolo 269 del codice dell'ambiente. Ci sono, prima che me lo chiedete, grandissimi dubbi e difformità applicative per quanto riguarda la materia degli scarichi delle acque reflue, che vi ricordo è normata dagli articoli 124 e seguenti del codice dell'ambiente, perché qui la direttiva vigente, che ancora la numerose volte modificata, ma la 271 del 91, non chiarisce proprio benissimo se occorre o meno un provvedimento espresso. Per cui in questi casi, e chi si occupa di agua lo sa benissimo, a livello, come dire, a livello di trattazione di agua, in Italia abbiamo prassi estremamente divergenti, ma non solo prassi, anche regolamentazioni regionali estremamente divergenti. Quindi io qua ben mi guardo dal darvi una soluzione, ma vi segnalo semplicemente il problema. Quindi la materia degli scarichi in acque reflue è trattata in maniera a livello nazionale abbastanza difforme. Come si chiude la conferenza dei servizi? Si chiude facilmente quando ho atti di assenso incondizionato. Tutti, il caso più bello, diciamo, ho avuto nei termini atti di assenso incondizionato. Oppure, dice la norma, non ho ricevuto pareri. Vi ricordo che anche in quel caso, tranne che per l'eccezione di qui sopra, dobbiamo considerare l'atto non rilasciato come favorevole senza condizioni. Oppure mi sono state date delle condizioni, delle prescrizioni nell'atto di assenso o anche nel parere negativo. Ho avuto un parere negativo, però ritengo discrezionalmente che le condizioni prescritte inserite nel parere favorevole o le condizioni richieste per il superamento del dissenso nel parere negativo possono essere tutto sommato accolte, magari sentito l'interessato, senza necessità di stravolgere il progetto. Se invece l'altro caso estremo invece è quando ricevo nei termini assolutamente degli atti di dissenso, quindi dei pareri contrari, tombali, come dire, insuperabili, perché sono fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non si possono superare. In questi casi il responsabile del procedimento fa una determinazione di conclusione motivata, ovviamente motivata, quindi concluderà la conferenza, che però non ha valore definitivo, ma in questo caso questa determinazione, che è la prima determinazione, avrà un valore solo di comunicazione di motivi ostativi. In questo caso l'interessato potrà presentare, come previsto dall'articolo 10 bis, osservazioni eventualmente corredate da documenti. Si apre una nuova fase, che vi ricordo, si apre una nuova fase, dopodiché si arriverà a una nuova determinazione, si arriverà a una nuova determinazione. Voglio ricordare soltanto a tutti che in questo caso il responsabile del procedimento deve trasmettere a tutti gli enti invitati in conferenza le osservazioni, non soltanto a quelli che avevano rilasciato parere negativo. Perché questo? Perché è bene che tutti siano resi edotti delle osservazioni che, hai visto mai, potrebbero anche aver causato delle modifiche, magari anche sostanziali, al progetto presentato. Quindi è buona norma mandarlo a tutti gli enti invitati le osservazioni presentate. Si deve ristruire il procedimento e, soprattutto, se l'ente ritiene, bontà sua, che il parere negativo non possa essere superato neanche lette le osservazioni, è importante che di queste, non ho il tempo di parlarne, ma ci vorrebbe un'altra mezz'ora abbondante. È importante, così come sancisce anche la recente modifica all'articolo 10 bis della 241, che gli enti si esprimano nel merito sulle osservazioni presentate. Quindi non basta rifarsi apoditticamente alle motivazioni espresse in prima fase. Bisogna dare atto del fatto che ho letto le osservazioni e
E sulla base di queste ritengo ancora le osservazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 10 bis, non idonee a superare il mio primo dissenso. Quindi ne devo dare atto, altrimenti, come dire, cadiamo nel consueto vizio dell'atto amministrativo, che è l'eccesso di potere per carenza di motivazione, quindi siamo attaccabili in sede giudiziaria al TAR. Ci sono poi, abbiamo naturalmente, visti i casi limite, abbiamo dei casi intermedi. Quando abbiamo atti di dissenso, atti di assenso che richiedono, modifiche sostanziali, oppure sono pervenuti atti di assenso condizionato a cui l'interessato non si è adeguato, oppure l'interessato durante la fase asincrona, quindi la fase di conferenza semplificata, ha provveduto a integrare o sostituire a uno o più documenti, però a questo punto il responsabile del procedimento ritiene che sia meglio consentire un nuovo esame da parte degli altri soggetti coinvolti. Oppure ancora, sono state durante la fase asincrona, uno o più cittadini hanno presentato motivate osservazioni o opposizioni al progetto, perché ricordiamoci che anche possono essere, ai sensi del 241, possono intervenire nel procedimento anche eventualmente contro interessati presentando memorie. E si ritiene in tutti questi casi si ritiene necessario attivare verifiche da parte di altri enti. In tutti questi casi cosa succede? Il responsabile del procedimento fa cessare di fatto la fase di conferenza, semplificata e convoca la conferenza simultanea nella data che, vi ricordate, avevamo già stabilito nel provvedimento di indizione. E qui andiamo avanti per brevità. E qui subentra una novità importante, introdotta dal decreto semplificazioni del 2020, il 76, e posticipata nel termine finale, il 30 giugno 2023, dal decreto governance PNRR, che è il decreto legge 77, quello di pochi giorni fa, del 2021. Quindi fino al 2023, al 30 giugno, è in facoltà, questo è importante, non è un obbligo, ma è in facoltà delle amministrazioni di adottare alcune semplificazioni alla conferenza semplificata. So che sembra un bisticcio, ma è così. In particolare, quali sono queste semplificazioni? La prima, tutte le amministrazioni coinvolte devono rilasciare le determinazioni entro il termine perentorio di 60 giorni. Quindi chiaramente non c'è più, sparisce la distinzione fra 45 e 90, a seconda che si tratti o meno di enti preposti alla tutela di interessi sensibili. Naturalmente non vi sfuggirà il fatto che, come responsabile del procedimento, riterrò di farlo nel momento in cui ho almeno un ente preposto alla tutela di questi interessi. Se ho soltanto enti che mi devono rilasciare il parere entro 45 giorni, evidentemente non mi, come dire, non mi servirà avvalermi di questa novella. L'altra novità importante invece è quella che riguarda la fase intermedia, quindi quando nella zona grigia, ve l'ho appena accennata, quando il responsabile del procedimento ottiene pareri favorevoli con prescrizioni sostanziali oppure pareri negativi non tombali. In questo caso abbiamo detto che il responsabile deve avviare una nuova fase di conferenza contestuale. La conferenza contestuale può durare in questo caso fino a 45 giorni. Motivo per cui invece in questo caso, se ci avvaliamo di questa nuova modalità semplificata, io invece in questi casi posso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto semplificazione del 2020, del decreto 76, posso indire direttamente, convocare una nuova riunione telematica, quindi non riunione in presenza, ma riunione telematica di tutti gli enti coinvolti, nella quale prendo atto delle posizioni e procedo senza ritardo a redigere la determinazione motivata conclusiva. Quindi, come vedete, qui l'accelerazione è notevole perché non devo poi far scattare un ulteriore tempo che può arrivare fino a 45 giorni, perché l'articolo 14 bis, i commi 5 e 6 dicono proprio questo, dice quando ho dei pareri intermedi, eccetera, il responsabile può far cessare la conferenza semplificata, innestare una nuova fase di conferenza contestuale, che però in questo caso può durare fino a 45 giorni. In questo caso no. In questo caso la riunione A, quella contestuale, è telematica, quindi ci riuniamo tutti insieme, ma con applicativi che possono essere i più vari, naturalmente, o supportati da sistemi che già avete, o possono essere anche quelli
quelli canonici su cui ci si vede, che possono essere Google Meet, Zoom e chi più ne ha più ne metta. L'altra innovazione è che in quella sede si definiscono le posizioni e a quel punto il responsabile, senza ritardo, quindi non necessariamente il giorno stesso, ma senza ritardo, può redigere la determinazione motivata conclusiva, quindi sicuramente un'accelerazione notevole. Abbiamo visto la regola, l'eccezione invece è la conferenza contestuale, che qua non accenneremo per motivi di brevità perché sta scadendo il termine. Quindi la conferenza contestuale è prevista soltanto quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti, come abbiamo visto, atti di assenso o dissenso che indicano condizioni e prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, lo abbiamo appena visto. Nei casi di particolare complessità della decisione da assumere d'ufficio su richiesta motivata, se il progetto è sottoposto a via regionale, ci mancherebbe altro, quando ho attivato una fase di conferenza preliminare e il privato in esito a tale conferenza preliminare mi presenta il progetto definitivo, oppure quando la conferenza viene indetta dall'amministrazione precedente, la conferenza contestuale, su richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante. Questo quando può avvenire? Può avvenire nei 15 giorni previsti dall'articolo 14 bis, entro i quali sempre l'ente partecipante può chiedermi integrazioni documentali o chiarimenti. Quindi in questi 15 giorni l'ente può anche dirmi: guarda, è una situazione tale, di tale complessità, che appare la necessità, l'opportunità di convocare una conferenza contestuale. Vi segnalo il secondo spunto, il secondo flag della slide, che è importante, che l'ultimo comma dell'articolo 14 bis: io come responsabile del procedimento ricevo una pratica di distribuzione carburanti di grande struttura di vendita, quello che volete voi, ritengo come responsabile del procedimento, senza avere particolari, come dire, competenze di onniscienza, ma non sfugge a nessuno che sono pratiche in sé proprio ontologicamente connotate da una particolare complessità, per cui posso anche l'ufficio convocare, debitamente motivando ovviamente nella convocazione, posso direttamente in questo caso assumermi la responsabilità di convocare direttamente la conferenza in forma contestuale. Salto le altre slide perché altrimenti veramente non do tempo a tutti. Volevo soprattutto vedere le risposte ai quesiti, però vi ricordo che sulle risposte ai quesiti ci sarà il webinar fra 2 settimane, che è proprio appositamente dedicato ai vostri quesiti. Allora, un accenno alla variante urbanistica puntuale, articolo 8 del DPR 160 del 2010. Che cosa dice questo articolo? L'abbiamo richiamato anche nelle linee guida. Devo dire in questi casi nelle linee guida non abbiamo indicato soltanto la normativa, ma abbiamo inserito anche alcune utili sentenze del Consiglio di Stato e anche della Corte Costituzionale. Ad ogni modo ne parleremo tra un attimo. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico, che sia il programma di fabbricazione, il PUC, il PRG, eccetera, non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree che sono insufficienti, poi vedremo cosa vuol dire, l'interessato può chiedere al responsabile del SUAP di convocare una conferenza di servizi. Naturalmente qui si parla di convocare, la norma speciale parla di convocare, ma è corretto, insomma, che data la complessità, in questi casi la conferenza avvenga in modalità contestuale, simultanea, in seduta pubblica. Se l'esito della conferenza comporta la variazione dello strumento urbanistico, e a patto che naturalmente vi sia l'assenso della regione o, come nel caso nostro, della Regione Campania, dell'ente delegato, che quindi ci deve provincia, città metropolitana, eccetera, eccetera, il verbale è trasmesso al sindaco o al presidente, se vi è, naturalmente dipende dalla classe demografica del comune, al presidente del consiglio comunale, che lo sottopone alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, che deve essere naturalmente approvato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, sono avviati e conclusi secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 15 del 380, che, fatte salve le normative emergenziali, prevede in via ordinaria, vi ricordo, 1 anno per l'apertura dal rilascio del permesso di costruire, quindi 1 anno per l'apertura del cantiere e poi 3 anni per la conclusione, fatte salve deroghe ordinarie o straordinarie. Il comune che deve fare, quindi, il SUAP nella sostanza? Deve verificare requisito fondamentale dell'assenza o insufficienza di area da destinare all'insediamento produttivo,
Cosa vuol dire insufficienza? Questo lo chiarisce bene una sentenza del Consiglio di Stato che citeremo più avanti. Una superficie non congrua dal punto di vista qualitativo o quantitativo in ordine all'insediamento da realizzare. Deve verificare, naturalmente, che si tratti di un progetto per realizzare un impianto destinato a un'attività produttiva di beni e servizi. Quindi che ci troviamo, questo è scontato, in ambito SUAP, quindi che deve essere un'attività produttiva di beni o servizi. E la sufficienza o idoneità delle aree e degli standard necessari deve essere verificata in funzione al progetto presentato, perché questa non è una variante normale, non è una variante ordinaria, è una variante puntuale sul progetto. Che cosa vuol dire quindi questo? Secondo quello che dicono anche le linee guida regionali, non appare opportuno che la variante, che ripeto, si riferisce a un singolo progetto, comporti una modifica permanente della disciplina urbanistica dell'area interessata. A maggior ragione se l'opera non si realizza, perché questo quante volte è capitato? Che il Consiglio Comunale rilascia da parere favorevole, il procedimento si chiude favorevolmente con la conferenza dei servizi, con la ratifica da parte del Consiglio Comunale, viene rilasciato il permesso di costruire e poi per qualsiasi motivo il procedimento non si conclude dal punto di vista proprio privato, quindi l'opera non viene realizzata. È conforme alla ratio della norma, dicono le linee guida, che la variante produca effetti finalizzati solo a realizzare quel progetto. Quindi che succede se la mancata realizzazione del progetto, per qualsiasi motivo, se vi è la mancata realizzazione del progetto, che la variante decade, quindi gli effetti decadono e l'area ritorna come zonizzazione, come standard, alla disciplina urbanistica previgente. Naturalmente, per fare una cosa del genere, occorre che la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale contenga prescrizioni idonee proprio a tutela dell'interesse pubblico, perché io non è che sto facendo una variante di piano, una variante di area vasta, io sto facendo una variante specifica per una porzione di territorio relativa a quel progetto. Quindi se quel progetto non si realizza, è giusto che tutta la normativa previgente con standard de destinazioni urbanistiche e quant'altro torni allo status quo ante, diciamo. Le linee guida poi si soffermano sul fatto che il progetto non può andare in variazione allo strumento urbanistico comunale, ma non alla pianificazione sovraordinata, alla pianificazione paesaggistica, alla pianificazione di bacino, quindi ai piani, ai PAI, eccetera, o quella delle aree protette, perché queste sono pianificazioni non superabili, in questo caso in sede di variante. Inoltre, questo ce lo ricordano le linee guida su conforme sentenza del Consiglio di Stato, l'ipotesi prevista dall'articolo 8, poiché ha carattere eccezionale e derogatorio, non ammette applicazioni estensive o analogiche. Che cosa vuol dire questo tradotto, in pratica? Ve lo vedremo più avanti. Per quanto riguarda il procedimento, nella conferenza dei servizi, quindi la provincia o città metropolitana di Napoli, al fine di coordinare l'attività di pianificazione nel proprio territorio, deve dichiarare, laddove naturalmente sussistenti, non voglio dire laddove è possibile, deve dichiarare la coerenza della proposta di variante presentata, completa di tutti gli elaborati, alle strategie a scala sovracomunale individuate dall'amministrazione provinciale, anche con riferimento al PTCP, laddove naturalmente è vigente. Allora, poiché si tratta di una variante allo strumento urbanistico, anche se di natura eccezionale, ma parliamo sempre di una variante, la documentazione che deve essere trasmessa in sede di conferenza dovrà essere completa di tutti gli elaborati e degli studi di settore richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente, anche con riferimento alla strumentazione urbanistica e soprattutto non soltanto a quella approvata, ma anche a quella adottata. Ricordo a tutti che quando viene adottato un nuovo strumento urbanistico comunale scattano, come prevedono la legge urbanistica del 42, le norme di salvaguardia, quindi si deve applicare sempre il regime più restrittivo tra le norme vigenti approvate e quelle nuove adottate. Quindi chiaramente bisogna considerare entrambe le fattispecie. Poi, sempre le linee guida ci dicono che, anche se non è previsto esplicitamente dalle norme regionali, settoriali, il verbale, in questo caso di conclusione positiva della conferenza, che è la proposta, adozione della variante urbanistica, quindi non è la variante, è la proposta di variante, perché la variante si perfeziona, abbiamo detto, soltanto con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, deve essere pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e opposizioni con i relativi allegati.
affinché chiunque vi abbia interesse possa presentarli, appunto, ai sensi della legge urbanistica. Quindi il verbale deve essere depositato presso la segreteria comunale con affissione all'albo pretorio per i successivi 30 giorni. Nel termine dei successivi 30 giorni è possibile presentare quindi osservazioni o opposizioni come forma di partecipazione al procedimento. Vi ricordo, questa è proprio la disciplina prevista dalla normativa vigente. L'atto con cui il Consiglio Comunale, si pronuncia definitivamente e in cui va tenuto conto delle eventuali osservazioni o opposizioni è l'approvazione definitiva della variante. Brevissimamente, perché il termine è veramente poco. Vi voglio dire soltanto che c'è stata una interessante sentenza della Corte Costituzionale, la 9 del 2019, con riferimento a una legge urbanistica della Regione Lombardia, dove ha chiarito che il procedimento di variante finisce in sé con, finisce in sé con il provvedimento favorevole della Conferenza dei Servizi. Poi quello che invece è il passaggio politico, l'espressione da parte del Consiglio Comunale, è una fase successiva, ulteriore e diversa rispetto a quella svolta in conferenza. Questo lo dico anche ai fini della tempistica prevista dalla conferenza dei servizi. Quindi non è che la conferenza dei servizi finisce quando approva il Consiglio Comunale, ma termina quando viene formalizzata la proposta d'adozione di variante, la proposta di variante urbanistica, quindi quando ha buon esito appunto la fase della conferenza. Il titolo abilitativo edilizio deve far seguito all'espressione definitiva del Consiglio, quindi naturalmente è il Consiglio che attribuisce all'intervento la conformità urbanistica. Quindi il rilascio non deve avvenire del permesso di costruire in sede di conferenza dei servizi, ma a valle, naturalmente, perché il permesso viene, tranne i casi di permesso di costruire in deroga, ma quelli sono un'altra cosa, il permesso deve essere dato sulla base di una conforme, di una regolare conformità urbanistica, che si ha soltanto in questo caso sul progetto, dopo la delibera del Consiglio Comunale. Naturalmente, concludo con questa slide. Il Consiglio di Stato ha sempre sottolineato il carattere eccezionale e derogatorio della procedura prevista in questo caso. Voi leggete l'articolo 5 perché si riferisce, anche se è una sentenza del 2016, ma il ricorso fu depositato in vigenza del vecchio DPR 447 del 98. Qualcuno di voi ricorderà che era il vecchio articolo 5 che disciplinava all'epoca la procedura di variante, quindi ecco perché leggete articolo 5, ma non c'è differenza. Quindi la procedura non può essere di variante, ex articolo in questo caso 5, non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità di variazione dello strumento urbanistico generale. Quindi ci ricorda il Consiglio di Stato, affinché si possa dar luogo a una variante puntuale sul progetto, devono essere accertati in maniera rigorosa e oggettiva i presupposti richiesti dalla norma, in particolare i due requisiti fondamentali dell'assenza o insufficienza delle aree presentate. Insufficienza che deve intendersi in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua e quindi insufficiente in relazione a quell'insediamento che si deve realizzare. Io avrei anche qualche altra cosa da aggiungere, però Pino, a questo punto ti darei la parola per visto che mancano 10 minuti, per rispondere a qualche quesito. Scusate per la lunghezza. Ok, allora il primo quesito che è stato posto dice: la mancata firma di un elaborato tecnico non è facilmente sanabile con un nuovo inoltro integrativo? Allora, già questo l'avevo detto durante il webinar. Diciamo che la norma non prevede come obbligatoria la fase di regolarizzazione formale della SCIA, però ci sono diverse prassi applicative. Ci sono chi ritiene di poter intervenire con un soccorso istruttorio e quindi praticamente permettere di poter regolarizzare la pratica e chi invece ritiene di dichiararla irricevibile. Il consiglio che vi posso dare è questo, che il responsabile SUAP deve valutare di che diciamo, natura si tratta quell'integrazione diciamo, documentale, perché se si tratta solo di un documento che può essere trasmesso nell'immediato, è chiaro che secondo me può essere fatto tranquillamente, ma l'integrazione diciamo documentale, se per esempio si tratta di un allegato che deve essere compilato, di un'osservazione che produce comunque un tempo necessario per poterlo fare, sappiamo che noi stiamo comunque togliendo del tempo all'amministrazione competente per le proprie verifiche. Quindi ecco quello che vi posso dire è diciamo rispetto alla valutazione del responsabile SUAP.
La seconda domanda invece riguarda: nella modulistica standardizzata nell'accordo Stato-Regioni, qualora non è stato previsto uno specifico modello, il SUAP può elaborarne uno proprio, ad esempio nel caso di attività di panificio o autoriparazione non è stato previsto il modello di subingresso. Su questo devo fare un chiarimento perché sappiamo che i modelli che sono stati approvati diciamo, con gli accordi in convergenza unificata, soprattutto per quanto riguarda diciamo, il primo accordo, quello del maggio 2017, prevede praticamente che la scheda anagrafica, il modello di subingresso, il modello di cessazione o sospensione dell'attività sono trasversali a tutte le attività. Quindi esiste il modello e bisogna utilizzare quello che è stato appunto approvato in sede di conferenza unificata nell'accordo del 4 maggio, se non sbaglio, del 2017 e chiaramente e poi diciamo, è stato appunto come dire, anche ulteriormente diciamo, definito dalla modulistica regionale approvata appunto dalla Regione Campania. Vi voglio dire a tal proposito che sono stati elaborati tutti i documenti, diciamo, la Regione Campania ha diciamo, anche modificato, adottato il nuovo testo unico sul commercio, tutta la modulistica e anche vi voglio dire che diciamo, oltre a quelli che erano stati già approvati dalla conferenza unificata, sono stati elaborati sempre nell'attività del centro di competenza ulteriori modelli anche per attività che non sono state mappate. L'ultimo decreto dovrebbe essere quello del 2021 di aprile 2019, non mi ricordo adesso il riferimento, il 119 del 13 maggio 2021, che ha pubblicato, che è appunto il decreto dirigenziale della Regione Campania, che ha appunto approvato tutta la nuova modulistica che riguarda il commercio in sede fissa. Adesso siamo in fase di approvazione della nuova modulistica che riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e la rivendita di stampa quotidiana e periodici. Invece, la terza domanda, nel caso di integrazione parziale della documentazione richiesta da parte del richiedente, qual è l'iter che il SUAP deve adottare? Qui si può suggerire di sollecitare diciamo l'interessato attraverso il supplemento dell'integrazione, chiaramente va valutato che cosa? Deve essere valutato anche qui il referente del responsabile SUAP può interloquire anche con l'amministrazione competente e comprendere se quell'integrazione mancante sia tale che ti deve permettere praticamente di valutare la conformità, perché in caso di decorso a quel punto diciamo anche decade la SCIA. Riccardo, io ho risposto velocemente alle tre domande, non so se tu riesci a dare adesso quelle altre che restano, abbiamo, vedi tu. Aspetta che le prendo rapidamente. Allora, c'è una domanda. Dunque, per pratiche complesse, trascorso un periodo di 120 giorni senza che gli enti terzi non si sono espressi per mancanza di documentazione da parte del richiedente, il SUAP può procedere con l'esito negativo della pratica? Da premettere che detta sia la conferenza di servizi semplificata sincrona che sincrona ma telematica. Allora, qua parliamo di un caso in cui gli enti espressi non per ritardi loro, ma per mancanza di documentazione da parte del richiedente. Quindi immagino che sia stata fatta una richiesta di integrazione non ottemperata da parte dell'interessato. Quindi in questi casi la pratica assolutamente più che, ripeto, più che esito negativo, io parlerei più asetticamente di archiviazione della pratica per mancanza di documentazione. Un'altra domanda: l'insediamento di una stalla bovina bufalina rientra tra gli interventi previsti dall'articolo 8? Ma certamente sì, abbiamo l'articolo 2 del decreto 160 prevede anche l'agricoltura. Questa è chiaramente un'attività agricola, purché sia esercitata per fini di lucro, quindi immagino che non venga fatta per l'autoproduzione, ma per fini di lucro, per vendere i prodotti connessi all'allevamento di bovini e bufali. Quindi assolutamente sì. Ricordo a tutti, e questo è come dire, la domanda mi dà uno spunto utile, che c'è soltanto un caso in cui è esplicitamente vietato fare riferimento cioè poi viene preclusa la possibilità di attivare la procedura di variante, ed è quella che è prevista per le medie e grandi strutture di vendita, perché l'articolo 8,3 del 160 dice che sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui gli articoli 8 e 9 del decreto 114. Ok?
o alle relative norme regionali di settore. Quindi lì andiamo proprio tranquilli. Quindi non c'è problema. Allora, la collega, nonché amica Claudia Morelli, già risposto a Norina D'Agostini, quindi pon.semplificazione@formez.it. Poi un'ultima domanda che c'era, un parere dell'ASL riguardante requisiti igienico-sanitari inidonei, quindi immagino che significhi un parere negativo da parte dell'ASL, pervenuto sulla piattaforma SUAP fuori tempo, quindi dopo i 60 giorni previsti per l'apertura di un'attività commerciale, come deve comportarsi l'ufficio SUAP nel merito? Allora qua richiamiamo necessariamente il combinato disposto dell'articolo 2, comma 8 bis introdotto ripeto, dal decreto semplificazione del 2020, che richiama però l'articolo 21 nonies. Quindi la regola è il parere inefficace, quindi lei non deve tenerne conto. Tuttavia, perché, ripeto, siamo nel paese dei tuttavia, dei fatto salvo, l'articolo 8 bis si conclude con un fatto salvo, quindi fatto salvo quanto previsto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies. L'articolo 21 nonies, come vi dicevo prima, è l'articolo che riguarda proprio l'annullamento d'ufficio, e in questo caso il comma 2 ci dice: è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile sussistendo nelle ragioni di interesse pubblico dentro un termine ragionevole. Quindi in questo caso, assolutamente, se si vuole, io la interpreto in questo modo, poi ci ragioniamo insieme magari anche fra 2 settimane. Se io voglio applicare in maniera, come dire, meccanica il comma 8 bis, la prima parte, non devo cervellarmi a fare nulla. Io do atto del fatto che sono semplicemente decorsi i 60 giorni, ma possono essere in altri casi 90, anche lì è previsto un silenzio assenso per le medie e grandi strutture. In generale, sono decorsi i termini previsti dalla normativa e mi limito a non tener conto di questi atti. Se invece ritengo che il termine sia ragionevole, quindi questo parere non mi è arrivato dopo un anno, mi è arrivato dopo neanche dopo 60 giorni, ma dopo 70-80 giorni. Non c'è una regola, ripeto, qua rientriamo nella discrezionalità. E ritengo che sussistano le ragioni di interesse pubblico. Quali potrebbero essere in questo caso le ragioni di interesse pubblico? Sono l'esigenza che apra non apra un esercizio che viola norme importanti relative all'igiene e alla sanità pubblica, quindi vado a tutelare i consumatori. Quindi in questo caso mi sento di dire che lei avrebbe buon gioco a prendere per buono un parere tardivo, ovviamente, ripeto, debitamente motivando nel suo provvedimento. Io a questo punto avrei concluso. Mi dispiace per la corsa che abbiamo dovuto fare, ma gli argomenti erano tanti e poi ci vediamo fra 2 settimane. Grazie a tutti. Grazie mille ai relatori e ai partecipanti. Allora, come è stato più volte ricordato, il terzo webinar di questo ciclo di incontri è previsto per il 24 giugno. Come dicevamo, questo webinar sarà dedicato ai vostri quesiti, quindi se avete quesiti più complessi, più ampi da sottoporre appunto ai relatori per il 24 giugno, potete scrivere, lo ricordo ancora, a ponsemplificazione@formez.it entro il 14 giugno. Dunque, a questo punto non mi resta che ricordarvi che sia la registrazione che le slide di questo incontro saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata a questo evento, che le risposte dei quesiti di oggi saranno messe per iscritto e saranno disponibili nei prossimi giorni sempre sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata a questo evento, e infine, per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi saranno disponibili nei prossimi giorni e sono scaricabili autonomamente dal sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. Gli attestati di iscrizione vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e hanno seguito almeno il 20% dell'incontro. Io ringrazio ancora i relatori, ringrazio i partecipanti, vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci, grazie.